This is the line for the papal audience with the media today. Stretching out quite a bit. Cari amici, sono lieto all'inizio del mio ministero nella sede di Pietro di incontrare voi che avete lavorato qui a Roma in questo periodo così intenso, iniziato con il sorprendente annuncio del mio venerato predecessore Benedetto XVI l'11 febbraio scorso. Saluto cordialmente a ciascuno di voi. Il ruolo di mass media è andato sempre crescendo in questi ultimi tempi, tanto che esso è diventato indispensabile per narrare al mondo gli eventi della storia contemporanea. Un ringraziamento speciale rivolgo quindi a voi per il vostro qualificato servizio dei giorni scorsi. Avete lavorato? In questi giorni scorsi, in cui gli occhi del mondo cattolico e non solo si sono rivolti alla città eterna, in particolare a questo territorio che ha per baricentro la tomba di San Pietro. In queste settimane avete avuto modo di parlare della Santa Sede, della Chiesa, dei suoi riti e tradizioni, della sua fede e in particolare del ruolo del Papa e del suo ministero. Un ringraziamento particolarmente sentito va a quanti hanno saputo osservare e presentare questi eventi della storia della Chiesa, tenendo conto della prospettiva più giusta in quale devono essere letti. Quella della fede. Gli avvenimenti della storia chiedono quasi sempre una lettura complessa, che a volte può anche comprendere la dimensione della fede. Gli eventi ecclesiali non sono certamente più complicati di quelli politici o economici, esse però hanno una caratteristica di fondo particolare. Rispondono a una logica che non è principalmente quella delle categorie, per così dire, mondane, e proprio per questo non è facile interpretarli e comunicarli ad un pubblico vasto e variegato. La Chiesa, infatti, pur essendo certamente anche un'istituzione umana, storica, con tutto quello che comporta, non ha una natura politica, ma essenzialmente spirituale. È il popolo di Dio, il santo popolo di Dio, che cammina verso l'incontro con Gesù Cristo. Soltanto ponendosi in questa prospettiva si può rendere pienamente ragione di quanto la Chiesa Cattolica offre. Cristo è il pastore della Chiesa, ma la sua presenza nella storia passa attraverso la libertà degli uomini. Tra di essi uno viene scelto per servire come suo vicario, successore dell'Apostolo Pietro, ma Cristo è il centro, non il successore del Pietro, Cristo. Cristo è il centro. Cristo è il riferimento fondamentale, il cuore della Chiesa. Senza di lui, Pietro e la Chiesa non esisterebbero né avrebbero ragione d'essere. Come
ha ripetuto più volte Benedetto XVI, Cristo è presente e guida la sua Chiesa. In tutto quanto è accaduto, il protagonista è, in ultima analisi, lo Spirito Santo. Egli ha ispirato la decisione di Benedetto XVI per il bene della Chiesa. Egli ha indirizzato nella preghiera e nell'elezione i cardinali. È importante, cari amici, tenere in debito conto questo orizzonte interpretativo, questa ermeneutica, per mettere a fuoco il cuore degli eventi di questi giorni. Da qui nasce anzitutto un rinnovato e sincero ringraziamento per le fatiche di questi giorni particolarmente impegnativi, ma anche un invito a cercare di conoscere sempre di più la vera natura della Chiesa e anche il suo cammino nel mondo, con le sue virtù e con i suoi peccati. Conoscere le motivazioni spirituali che la guidano e che sono le più autentiche per comprenderla. Siate certi che la Chiesa, da parte sua, riserva una grande attenzione alla vostra preziosa opera. Voi avete la capacità di raccogliere ed esprimere le attese e le esigenze del nostro tempo e di offrire gli elementi per una lettura della realtà. Il vostro lavoro necessita di studio, di sensibilità, di esperienza, come tante altre professioni, ma comporta una particolare attenzione nei confronti della verità, della bontà e della bellezza. E questo ci rende particolarmente vicini, perché la Chiesa esiste per comunicare proprio questo, la verità, la bontà e la bellezza in persona. Chiaramente che siamo chiamati tutti non a comunicare noi stessi, ma questa triade esistenziale che conformano verità, bontà e bellezza. Alcuni non sapevano perché il vescovo di Roma ha voluto chiamarsi Francesco. E alcuni pensavano a Francesco Saverio, a Francesco de Sales, anche a Francesco de Assisi. Io vi racconterò la storia. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Humes, un grande amico, un grande amico. Quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava. E quando i voti sono saliti a 2/3, le viene l'applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò, mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. In relazione ai poveri ho pensato a Francesco di Assisi. Poi ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva fino a
a tutti i voti. E Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore. Francesco D'Assisi. L'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. In questo momento anche noi abbiamo col creato una relazione non tanto buona, no? L'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una chiesa povera. Che pericolo. Dopo alcuni hanno fatto diverse battute, no? Ma tu dovresti già chiamarti Adriano, perché Adriano VI è stato il riformatore, bisogna riformare. E un altro mi ha detto no, tu, il tuo nome dovrebbe essere Clemente. Ma perché? Clemente XV, così ti vendichi contro Clemente XIV che ha soppresso la compagnia di Gesù. Vi voglio tanto bene e vi ringrazio tutto quello che voi avete fatto e penso al vostro lavoro, vi auguro di lavorare con serenità e con frutto e di conoscere sempre meglio il Vangelo di Gesù Cristo e la realtà della Chiesa. Vi affido all'intercessione della Beata Vergine Maria, stella della evangelizzazione, e auguro il meglio a voi e alle vostre famiglie, a ciascuno delle vostre famiglie. E imparto di cuore a tutti voi la benedizione. Grazie a tutti.